Ancora un passaggio perfetto. Pallone profondo. Occasione d'oro. Si sono portati in vantaggio con un gol che era nell'aria per come stavano interpretando il match, Stefano. Questo gol è il giusto premio per quanto hanno fatto vedere finora. Devono continuare così. Guai a mollare la concentrazione già adesso. Ci sarà calcio in angolo per l'Ajax. Pallone in mezzo. Pallone sulla traversa e gol. Ha trovato il gol con una conclusione che è finita in rete dopo aver sbattuto contro la traversa. Qualche centimetro più su e la palla non sarebbe entrata. Buona l'idea qui. Attenzione, pericolo. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui, ritrovati in questo nuovissimo video. Siamo tornati con la carriera giocatore insieme a Luca Gallino con l'Ajax. E come vedete oggi andremo a giocare contro Manchester City. E prima di questa mini intro avete visto il gol che ho fatto nella scorsa partita. Esattamente, se non mi ricordo male il nome della squadra, andiamo a leggerlo per non sbagliare, il Willem Chu. Ho fatto il gol di testa, molto bellino. Poi contro il Groningen ho fatto l'assist, ma l'avete anche visto. E adesso andremo a giocare contro il City. Vi chiedo subito di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Facebook e Instagram lo trovate in descrizione. E trovate in descrizione anche il link relativo al mio grafico. Perché avete visto i gol e poi questa partita di Champions? Perché da ora in poi cambierà questa serie. Ve la porterò una volta a settimana, forse anche due, dipende dal vostro interesse in questo video. E verrà argomento di questo momento. Giocheremo solo la Champions e le parti importanti del campionato. Tutte le altre le registrerò come ho fatto adesso e vi farò vedere le clip. Infatti dopo il Manchester City staccherò la registrazione, giocherò contro, cazzo sto sfasando, contro il 20 e contro l'Heracles in offline senza registrare, e se in caso segnassi o facessi un assist, faccio un assist, scusate l'italiano, lo prendo e lo metto nella registrazione. E poi andremo a fare il Napoli registrata. Simulerò, per modo di dire, giocherò in offline contro il Patch Zowel e poi contro il Venlo, in caso facessi un gol o un assist lo metto nella clip. Ed infine sfideremo il Rubi Kazan, quindi oggi faremo tutto il girone d'andata della Champions League. Ovviamente non sarà molto semplice perché sono tre squadre forti, tranne il Rubi Kazan, gli altri due comunque sono molto forti. Siamo anche titolari contro il Manchester City, ho fatto un intro di 2 minuti, porco Giuda. Speriamo di non fare figure di merda come ho appena detto. 5 minuti, campione. Siamo sempre titolarissimi, meglio così, è ovvio. Speriamo bene. Ci siamo. Intanto mi scuso se non c'è il green screen, ma dovendo attuare questo nuovo metodo di registrazione con la carriera giocatore, il green screen non lo vado ad operare perché, cioè, devo tenerlo ore e quindi è un po' difficile registrarlo. Attenzione, meno male, meno male. Meno male. Comunque questa settimana, lunedì, è uscito un video no sense, dura neanche un minuto, quindi spero vi sia piaciuto. Se fosse così andate a se non l'avete visto andate a vederlo, perché ci ho messo molto ad editarlo. Un video no sense, quindi non ha un senso, non chiedetemi perché l'ho fatto, non ha un senso. E venerdì, questo venerdì, uscirà l'inizio della quarta stagione ed ultima della carriera allenatore col Cagliari. Ho messo il sondaggio. Lo devo ancora controllare, anche se avete votato no la porto, perché sono gasatissimo. Ho fatto degli acquisti anche, quindi voglio finirla in bellezza. Questa invece la porterò tutta l'estate, ho un episodio a settimana, due, tutta l'estate l'andrò a portare, promesso. Abbiamo appena preso gol, bel gol di Gabriel Jesus, eh. Non si chiama Gabriel Jesus, però mi piace chiamarlo così. Finito il primo tempo. Comunque, ho dimenticato di dirvi che sarà molto difficile andare agli ottavi con questa squadra. Non perché è scarso, molto, molto scarso l'Ajax, ma perché abbiamo sia il Manchester City che il Napoli, che sono due squadroni confrontando noi. Quindi io punterei sinceramente di più all'Europa League. Se passassimo, non mi lamenterei, però capite un po'. Attenzione! Attenzione, che cazzo ci ha parato qui Ederson. Porca bagassa. Ho fatto una bella azione. Ho fatto anche una bella parata quel coglione.
Beh, è il fallo! È il fallo! Era fallo! No, 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 no! Che cazzo mi ha parato qui Ederson! Che cazzo mi ha parato qui Ederson! Porco Giuda! No! Raga, mi ha parato anche questo Ederson! Ma veramente! Ma veramente che mi ha parato anche questo! Non ci credo! Non ci credo, chi è che ha tirato? Van de Beek, peccato, peccato. E mi sa che l'abbiamo presa in culo. E mi sa che l'abbiamo presa in culo. No, è finita, raga. Diciamo che non era proprio meritata perché nel secondo tempo abbiamo calcato tanto, ho fatto anche un bel po' di tiri, anche io, ma è stato molto bravo Ederson a pararli, ha fatto due parate assurde. Peccato. Peccato, perché potevamo fare sicuramente di meglio, ma così non è stato. Quindi il Napoli nel frattempo ha vinto contro il Rubi Kazan, quindi siamo insieme a pari punti con il Rubi Kazan, però non demordiamo, ci vediamo contro il Napoli. Punta l'area. Attenzione, tutto solo. Attenzione, rete! Il rasoterra che finisce in rete, il portiere non ci arriva. Si ripartirà con il corner. Pallone in mezzo. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Ziyech. Ecco il tiro. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Spazio per andare. Può metterla da lì. Attenzione, prova! Un pareggio sofferto nel finale, nonostante abbiano controllato per larghi tratti la gara. Ci accingiamo a fare la seconda partita, ragazzi, il secondo giorno, perché l'ho dovuta fare in un altro momento. Siamo contro il Napoli, nell'altra due partite in sintesi, ve l'ho fatto vedere, ho fatto praticamente 4 gol da solo, però non abbiamo portato tanti punti a casa, però abbiamo fatto qualcosa. Se siamo contro il Napoli, che è una bella squadra, per carità, però se ci va bene possiamo ancora avere qualche possibilità di passare il turno. Se la perdiamo, mi sa. Che vedremo solamente l'Europa League. Ci siamo, seconda partita. Finito il primo tempo, blando, senza occasione, senza nulla praticamente. Non ho fatto niente. Però ho una buona media, un 7,3. Quindi non mi lamento. Però manca il gol. Non ci credo, stavamo per andare in vantaggio. Con un'azione veramente bella. Peccato. Non ci credo, che cazzo mi ha parato il portiere. Che cosa mi ha parato? Mamma mia, che parata quella del portiere, però, eh. Partita che sembrava 1-0. Luca destinata Gagliano, all'insegna di un gol del rivale. Mi sempre lui aspetto anche una in partita diversa, Champions. ora giocata più a viso Che aperto, cazzo di stacco quantomeno di testa in hai fatto in svantaggio. mezzo a quei due Guardava per gli mostri? spazi invitanti, li passa Mamma lì col mia, piede. numero 9 dell'Ajax. Qui Zanotti a Mamma. mettere, con occhio al tiro di Robben. Paratona del Zanotti portiere. aspetta la minaccia. Mamma Il portiere mia. sta dimostrando un tocco verticale interessante. Non può sbagliare da qui. Attenzione, doppietta. Rete, Doppietta di Gagliano contro il Napoli. Napoli. Ora più significativa Mamma della mia. distanza fra le due squadre Splendida la stella di Alghero. Tanta roba. Tanta roba, raga. Qui è un gol assurdo. Primi due gol in Champions League. La seconda partita nel girone. Tanta roba. Finita. Finita la seconda partita di Champions League, è andata veramente bene, ottima prestazione da parte del nostro Luca Gagliano, doppietta, voto 9,3, due gol, tanta roba ragazzi, no? Non mi potete dire niente, cioè. Abbiamo anche dominato al San Paolo, che non mi sembra una cosa molto semplice, vediamo, il Rubi Kazan ha perso anche stavolta, il City è a 6 punti, noi siamo secondi nel girone con 3 insieme al Napoli, però con lo scontro diretto noi siamo secondi nel girone, quindi ottimo. Palla messa dentro, l'ha messa dentro di testa in acrobazia. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Gran palla in mezzo, può metterla da lì. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso
Ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E terza ed ultima partita di questo video. Siamo contro Rubi Kazan, terza partita di Champions, ultima del girone d'andata, perché poi ovviamente dobbiamo fare anche il ritorno, 38esimo ovviamente. Le magliette così non andranno mai bene, quindi noi ce le mettiamo scure. Campione, 5 minuti, sereno. Avete visto le partite di prima? Ho fatto un bellissimo assist che ci ha permesso di fare il 2-0 per una squadra scarsa, e l'altro invece ho fatto un gol magnifico sotto il punto di vista azionistico, nel senso, ho chiesto palla, passaggio 1-2 veloce, ho scattato, mi ha visto e è riuscito a fare un passaggio decente, e poi lì ovviamente siamo andati a fare un bel gol, quindi siamo già in doppia cifra, 10 gol in campionato, 2 in Champions. Not bad, eh. Ho fatto il coglione, scusate. Ho fatto il coglione. Facevo un revenge shot lì e... ed era gol. Sto facendo altamente schifo. Contro la squadra più scarsa del girone sto facendo veramente cacare. E infatti abbiamo preso anche gol. Ma veramente. Mi sono mangiato un altro gol. Però era fuori gioco, meno male che era in fuori gioco. Ci stanno massacrando. Ma veramente, eh. Mamma mia, ancora. Ancora sto portiere che ci sta salvando, eh. Ci siamo mangiati anche questo gol. Ottimo, 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 tanto. Su Luca! Ancora Luca, ancora Luca. Gol silenzioso questo, perché ho fatto una partita di merda. Ho fatto una partita di merda, però almeno questo gol ci ha permesso il pareggio per il momento. Dai, finita, va bene, dai, ci sta. Ci sta, ottimo. Perché comunque abbiamo fatto un punto, quindi andiamo a 4. Se il Napoli ha perso siamo secondi incontrastati nel girone di Champions, quindi non è male, una valutazione bassa. Vediamo un attimo, il Napoli ha perso, quindi siamo secondi nel girone con 4 punti, quindi abbiamo un bel 60% di passare il turno. Basta che facciamo un'altra vittoria e un altro pareggio, dovremmo passarlo il turno. Ovviamente si vedrà tutto nel prossimo episodio, quindi ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, Facebook e Instagram lo trovate in descrizione, trovate in descrizione anche l'episodio precedente della carriera del giocatore con Luca Gagliano, ma anche tutti i link in descrizione ovviamente relativi al mio grafico. Quindi ci vediamo venerdì molto probabilmente con l'inizio della quarta stagione con la carriera con Domate col Cagliari, quindi settimana prossima un'altra volta con Luca. Bella.